a pochi decenni prima, che questo tra l'altro è una testimonianza, come tantissimi altri casali, di una architettura rurale di incroce, ma non di famiglie benestanti, men che meno di famiglie nobili, ci vivono mezzadri. Eppure questa caratteristica che c'era in Toscana della fattoria appoderata, cioè grandi proprietari che avevano poderi dove stavano appunto i mezzadri, è diventata oggi la ricchezza della Val d'Orcia, perché non avendo conosciuto, diciamo così, i grandi cambiamenti e i grandi insediamenti negli anni in cui c'è stato soprattutto il boom economico, l'industrializzazione, ora mi voglio fare indietro alla prima rivoluzione industriale che non abbiamo conosciuto, quella della rotaia e del vapore, ma neanche la seconda ci ha toccato minimamente, quella che è stata della gomma, del petrolio e poi lo sviluppo del manifatturiero, della piccola industria. È rimasto un territorio sostanzialmente arretrato, molto poco insediato da un punto di vista demografico, con un grande abbandono. Pensate, Montalcino, che tutti conoscerete, Brunello di Montalcino, una delle punte più avanzate dell'enologia del Made in Italy nel mondo, un piccolo distretto rurale considerato tra i più competitivi del mondo, negli ultimi 10 anni ha perso 600 residenti. Brunello di Montalcino, 20 milioni di bottiglie, ripeto, uno piccolo distretto rurale tra i più competitivi del mondo. Allora, la Val d'Orcia, quasi 40 anni fa, a metà anni 80, prova a pensare, ancora se era nella fase in cui l'agricoltura e la ruralità erano quel sinonimo che dicevo prima, arretratezza, a pensare di far diventare quelle che erano economie deboli, aree marginali, la forza di un nuovo possibile sviluppo, cambiando quello che era stato fino a quegli anni, fino agli anni 80, e quindi provando a immaginare la salvaguardia con indispensabile la presenza dell'uomo e lo sviluppo indispensabile per mantenere le persone, perché se non c'è un po' di reddito tutti vanno via, evidentemente. No, e allora gli amministratori locali insieme alle associazioni pensano a questa idea del parco della Val d'Orcia. Passano gli anni, il parco si struttura. Il 2 luglio del 2004 la Val d'Orcia viene riconosciuta patrimonio dell'umanità. Questi sono i criteri, li leggo, perché non sto a commentare. Criterio 4. La Val d'Orcia è un'eccezionale rappresentazione del modo in cui il paesaggio è stato ridisegnato durante il Rinascimento per riflettere gli ideali di buon governo e creare un'immagine esteticamente piacevole. Qualcuno dice oggi anche che la bellezza contribuisce a stare più in salute. Lo dicono molti esperti. Il criterio 6 dice che il paesaggio della Val d'Orcia è celebrato da più importanti pittori della scuola senese inaugurante il Rinascimento. Le immagini della Val d'Orcia, quali manifestazioni dell'armonica relazione dell'uomo con la natura, hanno acquisito il carattere di icona del Rinascimento ed hanno profondamente influenzato lo sviluppo del pensiero paesistico. Secondo la Commissione Europea del Paesaggio, la Convenzione Europea del Paesaggio, il pensiero paesistico è proprio quello che attiene ciò che l'uomo ha insediato in un territorio e l'ha trasformato attraverso la sua interazione costante con l'ambiente e con la natura. Quindi la Val d'Orcia è stata, direi, nessun merito, ma in particolare, sono sindaco da 7-8 anni, è successo tanti anni prima, ha rappresentato un qualcosa che ha fatto da apripista, pioniere, perché poi dopo negli ultimi 2 decenni tutti vediamo, no, come i territori rurali, i prodotti di qualità, denominazione di origine sono venuti alla ribalta, la qualità della vita e quant'altro. E quindi ecco, che succede?
No, niente. Allora, no, volevo, allora, riprendo un po' il... Allora, questo per esempio è il... siccome nelle motivazioni si parla, come dicevo poc'anzi, di ideali del buon governo, questa è l'allegoria, un affresco del pittore senese Ambrogio Lorenzetti, l'allegoria del buon governo nel Palazzo Pubblico di Siena, dove si fa riferimento appunto con il criterio riconosciuto dall'UNESCO, che appunto gli ideali del buon governo riflettevano appunto dei cittadini che vivono in armonia, che non si vede per fortuna, ma gli agricoltori che lavorano all'interno di quello che è un ordine, una solidarietà, un rispetto, una cultura. E poi ci sono gli ideali del cattivo governo. Comunque, siccome ho detto che faceva la svelta, smetto di commentare, faccio vedere quali sono i comuni che fanno parte della Val d'Orcia. Questo è il Montalcino, dicevo prima, distretto rurale competitivo nel mondo. Pienza, la città ideale, di cui ne ha parlato la nostra dottoressa. Radicofani, possiamo dire, che qualcuno ne avrà sentito parlare, che c'era, come faceva il gabelliere, il Robin Hood della Val d'Orcia, Lino di Tacco, e poi San Quirico d'Orcia. Questa è la balena bianca, si chiama una concrezione calcarea che nel nostro comune ha costruito nel corso dei secoli, negli ultimi decenni si è ancora rafforzata l'acqua termale, appunto la balena bianca è una concrezione che costruisce l'acqua termale e è diventato un luogo di straordinaria attrattività e frequentazione. Abbiamo nel nostro comune, percorsa per oltre 20 km, il nostro comune è percorso dalla via Francigena. Tra l'altro nel diario di viaggio dell'arcivescovo di Conterno di Sigerico, prima dell'anno 1000, racconta appunto il suo viaggio per arrivare a Roma. Oggi questo percorso è in attesa del riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è davvero molto frequentata, è motivo di orgoglio e di cultura per la nostra realtà. Allora, io avevo detto faceva la svelta, potrei continuare, mi fermo qua. Ho cercato di mettere in evidenza quelle che sono le nostre analogie, i nostri gioielli di famiglia, reciproche che si accomunano, quelle che sono le nostre diversità. Ora facciamo andare un video che dura 2 minuti, non vi preoccupate, anche come gratitudine verso questa terra, perché ogni tanto si scoprono queste cose che ci fanno alzare le sopracciglia. Abbiamo verificato dati ufficiali che la Val d'Orcia in questi 2 decenni, 2000-2009 e 2009-2019, è stata la realtà in Toscana che ha conosciuto la maggiore presenza di presenze turistiche, significativamente più alte di quelle che non sono state nella regione toscana, la quale regione toscana ha mediamente avuto in questi anni un incremento di presenze turistiche maggiore di quante non sono state a livello nazionale. Allora abbiamo visto che in questi anni anche di pandemia, di tragedia che abbiamo vissuto, tra l'altro il 2021 è stato un anno ancora importante per un comune come il nostro e per la Val d'Orcia, dove le presenze che erano già state molto, perché ormai per noi, cari amici, concittadini di Casilinona, il turismo è diventata forse l'attività economica più importante, ha riportato nelle campagne giovani e ragazze, magari laureati, figli magari di quelle zone che dicevo prima, sono diventati imprenditori turistici, hanno imparato le lingue, perché abbiamo quasi, Valentina, ricordamelo te, sei preziosa, mi pare che negli ultimi anni quasi il 50% dei turisti sono stranieri. Ecco, ma dei turisti nazionali abbiamo verificato, per me è stata una sorpresa, qui gratitudine e ringraziamento, che il 25% dei turisti nazionali che vengono e pernottano in Val d'Orcia vengono dalla Lombardia. È vero che la Lombardia ha tanti abitanti, però questo è. E quindi noi, visto come sindaci, si deve fare anche un po' di promozione. Noi siamo qui a dirvi, continuate a venire, grazie.
realtà mi sono dimenticato di dire, ad esempio, che il nostro comune, anche qui non ho nessun merito, ma è il comune che ha le sorgenti, la sorgente potabile più importante di tutta la provincia di Siena, in più enormità nonostante la crisi. Thank you.